io sono Lina Pinarati, sono architetto dal 2012 e lavoro nel studio dell'architetto Preti, quindi che mi occupo degli edifici in patria e di materiali naturali, e ho seguito anche delle esperienze di docenza all'Università di Venezia sulla progettazione sostenibile. Ecco, quindi il tema di oggi è la filiera a ciclo chiuso di un edificio in patria, naturalmente, e la valutazione economica ambientale, quindi che andiamo a progettare con la patria giorno d'oggi. E il punto di partenza sono proprio gli edifici, quindi le stime, quelle generiche che si possono trovare nei vari studi sono queste. Gli edifici sono responsabili in Europa del 50% dell'energia consumata, emettono il 40% dei gas a effetto serra, consumano il 50% delle materie prime estratte e il 30% dell'acqua. Ecco perché ormai quando guardiamo una città non dovremmo vedere solo l'edificato, le forme, i volumi, diciamo, ma dovremmo immaginarci tutti gli edifici come la causa di emissioni di CO2, emissioni di consumi di energia e per tutto l'arco della loro vita. Questa è una rappresentazione simbolica, è frutto di uno studio fatto su città americane, qui vediamo in rosso i consumi, le emissioni di CO2 degli edifici commerciali e produttivi, in verde il tappeto degli edifici residenziali e in bianco, quindi la parte più irrilevante, diciamo, è il traffico, quindi al contrario di quello che si pensa, il traffico è la parte più evidente, però in realtà gli edifici sono i maggiori responsabili delle città di oggi, dei problemi che portano al riscaldamento globale, eccetera. Ecco perché appunto gli edifici hanno un impatto tangibile sul problema del cambiamento climatico, perché hanno un potenziale a lungo termine per regolare gli effetti serra e quindi ridurre le emissioni degli edifici porta anche benefici economici e sociali. Gli edifici di oggi avranno un'influenza sulle emissioni dei prossimi anni. Da qui capiamo perché come progettisti abbiamo una grande responsabilità, noi lavoriamo, diciamo, questo grafico vuole illustrare il ciclo di vita di un edificio medio, quindi nelle X vediamo 60 anni, il progettista lavora qui, quindi nei primi 5 anni, dove vengono prodotti i materiali da costruzione, vengono progettati e assemblati in cantiere. Quello che poi succede è che l'80% dei consumi avviene qui, quindi nei 50 anni di vita medi di un edificio, dopodiché probabilmente avremo il suo smontaggio e demolizione. Quindi cosa capiamo? Che l'energia rispetto agli edifici è consumata in 4 momenti, quindi nella produzione dei materiali, nel cantiere, nell'utilizzo degli edifici e infine nella sua demolizione e possibile riciclo. Quindi è vero che l'80% dei consumi dipende dall'utilizzatore dell'edificio, però è anche vero che questo 80% dipende da come noi lo progettiamo, perché se facciamo edifici che non consumano niente, è chiaro che in 50 anni di vita l'edificio avrà un impatto molto basso. Ecco dove nasce la scelta di progettare con la paglia, perché abbiamo sia pochissima energia per produrre le strutture dell'edificio, sia abbiamo un edificio che consumerà pochissima energia per funzionare, per cui è una scelta consapevole da questo punto di vista. I limiti per gli obiettivi per la progettazione che dobbiamo rispettare oggi derivano dalle conferenze delle Nazioni Unite, l'ultima delle quali si è tenuta a Parigi nel dicembre 2015, ha stabilito i limiti di temperatura globale che deve restare sotto più di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, quindi da qui discende a catena tutta la regolamentazione europea e la normativa nazionale che riguarda gli edifici. Qui faccio una sintesi troppo veloce per capire l'inquadramento in cui bisogna lavorare, quindi i temi sono energia, materiali, rifiuti e dati. Quindi ogni edificio deve ovviamente ridurre i consumi, aumentare l'utilizzo di fonti rinnovabili, migliorare l'efficienza e questa forse è la parte che ormai conosciamo di più. La parte invece che si considera ancora poco è quella proprio sui materiali. I materiali hanno un'energia incorporata, adesso vedremo, quindi l'obiettivo è ridurre l'energia a monte
e allo stesso tempo anche occuparsi della solubilità di questi materiali, perché poi l'utente che va ad abitare all'interno dell'edificio respira l'aria che emana da questi materiali. I rifiuti non si considerano quasi mai, però ogni edificio produce rifiuti e l'obiettivo è azzerarli. E la novità, diciamo, specialmente l'ultima direttiva sull'energia, promuove l'attenzione sui dati. Quindi i dati entreranno sempre più nella progettazione, non in quanto domotica, quindi automazione delle varie funzioni, ma soprattutto come gestione dei carichi energetici, quindi monitoraggio e controllo e gestione integrata con gli impianti e fonti rinnovabili. Ecco, questa è la breve sintesi della normativa sull'energia, tutto discende dal protocollo di Kyoto del 97. Nel 2010 a livello europeo nasce il termine di edificio NZEB, cioè il famoso edificio energia quasi zero, che viene normato in Italia nel 2015 con il decreto dei requisiti minimi, e dall'anno prossimo sarà obbligatorio per l'Lombardia, partecipato, eccetera. Questa è la foto schermata a cui ormai siamo abituati, quindi l'edificio di paglia, diciamo, rientra pienamente tra i requisiti dell'edificio energia quasi zero. La definizione è questa: si tratta di un edificio che ha una prestazione energetica molto alta, il fabbisogno di energia è basso, quasi zero, ed è coperto in buona parte da fonti rinnovabili. Quindi è 10 anni circa che come progettisti dobbiamo regolarci con questo requisito, e ad oggi la situazione è questa, cioè secondo una recente ricerca dell'Enea, in Italia troviamo edifici energia quasi zero principalmente in tre regioni, quindi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e principalmente Lombardia, con circa 500 edifici che rispondono a queste, poi come al solito in Italia, magari ci sono molti più casi, anche le case in Italia magari non sono tutte studiate, monitorate, però insomma questi sono i dati ufficiali. Allora vediamo brevemente la descrizione della casa in paglia Legrar, che verrà presentata durante la visita. Qui siamo in provincia di Verona, nella zona del Linare. Questa casa ha circa 5 anni di vita, peraltro le strutture sono progettate dall'ingegnere Micheletti, che poi parlerà. Si tratta di un edificio a un piano fuori terra con copertura a due falde. Eccola qui, abbiamo tutta la copertura verso sud, verso valle, coperta da un piatto fotovoltaico, e tutta la parte a nord invece coperta da un tetto verde in serie, che ad oggi è perfettamente funzionante e vivo, cresce. Ecco, questa è la pianta, è un edificio trilocale principalmente, con soggiorno, due camere e bagno. Quello che emerge dalla pianta praticamente è la sezione del muro, che è di circa 50 cm. In questo caso le balle di paglia sono disposte in orizzontale, quindi nella parte più spessa. L'idea è questa, cioè che con la paglia non c'è nessun limite compositivo, si può fare qualsiasi tipo di edificio, anche in altezza, quindi poi influirà più che altro la struttura, ma la paglia è un materiale assolutamente che si adatta qualsiasi necessità, se del committente, se del progettista, e ovviamente ha degli accorgimenti tecnici da rispettare, però non è niente di particolare o di strano, tra virgolette, cioè possiamo senza problemi adottarlo con tecnologia molto intelligente. Ecco, abbiamo parlato dell'energia, adesso vediamo brevemente per quanto riguarda il materiale della costruzione, il riferimento al regolamento europeo 305 del 2011, quindi anche qui è 10 anni che i temi della sostenibilità e del rispetto ambientale in realtà sono già perfettamente regolati. Il principio chiave anche qui è che l'edificio viene sempre considerato nel suo ciclo di vita, quindi quando si progetta bisogna sempre pensare a come sarà quell'edificio nell'arco non di 3 anni, bensì di 30 anni, perché per esempio se consideriamo gli accordi di Parigi hanno tutti scadenza 2050, quindi siamo nel 2020, quindi minimo 30 anni dobbiamo un po' pensare a cosa succederà. Le richieste del regolamento 305 sono appunto che
rispettata l'igiene e la salute dell'ambiente, i materiali non devono esercitare un impatto eccessivo per tutto il loro ciclo di vita sulla qualità dell'ambiente e sul clima durante la loro costruzione e uso e demolizione. Inoltre, non deve esserci emissione di sostanze pericolose, composte da calci volatili o gas a effetto serra. Quindi vediamo proprio che gli aspetti di qualità ambientale dei materiali sono assolutamente richiesti per quanto attiene tutti i nuovi edifici, insomma, appunto abbiamo fatto prima la sostenibilità interna e in una casa di paglia all'interno abbiamo solo materiali di origine naturale, quindi c'è paglia, legno, argilla, e non sono presenti POC e quindi si crea un ambiente assolutamente attento alla salute degli occupanti. Infine l'aspetto energetico, quindi l'energia che bisogna considerare non è solo quella degli impianti, ma soprattutto è quella che serve per costruire le pareti e il solare di ogni edificio. Quindi per rimanere la costruzione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile. Questo è un aspetto abbastanza sconosciuto di cui oggi parlerò. Un altro requisito importante è il fine ciclo di vita di ogni edificio, quindi è importante utilizzare materiali che possono essere riciclabili, che siano durabili e che provengano da materie prime ecologicamente compatibili. Ecco, appunto, qui ho fatto semplicemente, ho trascritto quello che c'è scritto nel regolamento per appunto porre attenzione su questi aspetti. Stessa cosa vale per i rifiuti. Gli obiettivi del decreto legislativo 152/2006 è appunto di ridurre al 70% in termini di peso la quantità di rifiuti da costruzione. I rifiuti devono cessare di essere rifiuti. Qui entriamo in tutto il tema dell'economia circolare, che poi accennerò. Appunto è importante porre attenzione su quali materiali vengono utilizzati per i progetti, quindi che siano materiali riciclabili, riciclati o a basso consumo di energia. In questo schema si può vedere uno studio che è del 2004, in cui vediamo che il 50% qui dei rifiuti di cantiere sono laterizio, quindi se noi decidiamo di costruire con la paglia automaticamente abbiamo già eliminato metà dei rifiuti. Quindi anche su questo aspetto è molto importante. Questa foto è stata scattata nell'ultimo cantiere di Castelbeforte, in cui proprio dalla fase di cantiere abbiamo voluto introdurre quest'idea dell'attenzione ai rifiuti, e quindi già qui è stata predisposta una raccolta differenziata dei rifiuti di cantiere, che come ben sapete sono sempre molti. Ecco, arriviamo alla paglia. La paglia è interessante perché prima di tutto è se stesso un rifiuto. Infatti la paglia è un prodotto del settore agricolo, che ovviamente ha degli usi, però mai come protagonista, potremmo dire. La paglia cos'è? È lo stelo dei cereali, quindi è la parte legnosa della pianta del cereale, ha una struttura tubolare cilindrica e le loro pareti sono a loro volta composte da microcavità contenenti aria. Ecco, questo è lo stelo di paglia visto con un microscopio in sezione, quindi si vede come tutte le cavità contengono ovviamente aria ferma e la pila ha un grande potere isolante termico della paglia. Quindi le qualità che interessano a noi nell'utilizzo della paglia in edilizia sono tre. Una è che ha un flusso vuoto leggero, molto resistente e naturalmente molto isolante. La seconda, che incorpora carbonio, ora lo vediamo. E la terza, che ha un materiale molto abbondante, che qui nella installazione ovviamente è molto abbondante. Ecco, la paglia è questa. Dal punto di vista chimico, ogni pianta, quindi anche i cereali, sequestra un carbonio dall'atmosfera e rilascia ossigeno. Ecco perché ci interessa dal punto di vista ambientale. Qualsiasi processo naturale funziona incorporando nei propri tessuti il carbonio che è prelevato dall'atmosfera. Quindi la paglia, il legno, la canapa e tutti i materiali di origine vegetale sono composti chimicamente dal carbonio e nel loro processo di crescita liberano l'atmosfera ossigeno.
tutti fatti in cielo, cioè fatti in carbonio, perché sono fatti dal carbonio che è estratto dall'assorbimento di CO2 che si trova in atmosfera. Questa definizione è data da questo libro di Bruce King del 2017, La nuova architettura del carbonio. Quindi l'idea è di avere il carbonio e non più elementi metallici o altro come base per la costruzione della architettura. Questa è un'idea assolutamente semplice, nella storia c'è sempre fatto così, c'è sempre fatto legno in paglia, però scoprirlo sotto questa luce veramente interessante. Quindi l'idea è di trasformare gli edifici da principali produttori di CO2 a principali assorbitori di CO2, perché sono costruiti con materiali biologici di origine vegetale. Ecco, queste sono le quantità, quindi una tonnellata di carbonio in forma di paglia evita l'emissione di circa 3 tonnellate e mezzo di anidride carbonica. Quindi se noi decidiamo di utilizzare la paglia come materiale da costruzione, abbiamo evitato l'emissione di 3 volte tanto la stessa quantità di anidride carbonica. La paglia è fatta al 40% di carbonio, quindi un ettaro di campo di cereali produce all'incirca 3 tonnellate di paglia, quindi ottengo 1-2 tonnellate di carbonio e evito l'emissione in atmosfera di 4 tonnellate e mezzo di CO2. Quindi se quella paglia lì, invece di usarla per costruire una casa da bruciarsi, per esempio, capite subito che qual è il vantaggio di vendere. Questo è il calcolo della paglia che serve per un edificio familiare. Servono circa 500 balle di paglia, ciascuna palla pesa sui 20 kg, in totale 10 tonnellate di paglia. Quindi ottengo che per fare una casa ho evitato l'emissione di 14 tonnellate di CO2. E 14 tonnellate di CO2 sono più o meno le emissioni di una normalissima casa in class F o G nel suo arco di vita di 25 anni. Quindi la conclusione di questo discorso è che se io scelgo di costruire la mia prossima casa con la paglia, come conseguenza implicita avrò assorbito le emissioni di 25 anni di emissioni di una casa in passetto. Questa è duramente un po' una provocazione, però la paglia ha queste qualità. Per fare una casa abbiamo detto servono 500 balle di paglia, quindi più o meno 3 ettari di coltura. Questa è una stima, in Veneto abbiamo circa 350.000 ettari di coltura cerealicola, con questa si potrebbero fare 115.000 abitazioni. Ovviamente il vantaggio della paglia è che è un prodotto annuale, certe colture hanno anche 2 raccolti all'anno, quindi capite che è proprio un materiale di costruzione molto abbondante. Questo è uno studio della FASBA, Germania. Si è valutato che con l'energia che serve per costruire una casa in gasdetto e in cappotto in EPS si potrebbero costruire 35 case in paglia. Quindi anche qui abbiamo subito un'idea della differenza della valutazione ambientale della casa in paglia. Ecco, qui iniziamo a parlare di energia incorporata e CO2 incorporata. Quindi vediamo questo schema qui, questa è la linea dello zero, quindi se io costruisco una casa in muratura, tutti i materiali che utilizzo produrranno CO2 per essere trasformati in un'abitazione. Se invece utilizzo una casa con struttura in legno, ad esempio, il legno è un materiale vegetale per cui avrò assorbito CO2 che resterà catturata all'interno dell'edificio. Se faccio la casa con struttura in legno e la metto in paglia, è assolutamente il bilancio è assolutamente negativo, cioè io non emetto CO2, bensì l'assorbo nel mio edificio. Cos'è l'energia incorporata? L'energia incorporata è l'energia che serve per tutti i processi di produzione dell'edificio, quindi comprende l'estrazione delle materie prime, la loro lavorazione e il trasporto di tutti i materiali in cantiere. Quindi nel caso della paglia l'energia incorporata è veramente bassa, perché io devo solo raccogliere della paglia, trasformarla in paglia di paglia, cioè un formato e portarla in cantiere. Questa lavorazione è veramente
minima si compara a qualsiasi altro materiale isolante, sia di origine vegetale che di origine minerale. Qui abbiamo una tabella riassuntiva in cui vedo le emissioni di CO2 che servono per produrre una balla di paglia e per produrre ad esempio il polistirene escluso. Quindi vediamo per la paglia un valore 0,06, per il polistirene 3,40, quindi proprio sono valori che non sono neanche paragonabili. Questo vuol dire che per isolare una casa con un capotto di polistirene ho una quantità di lavorazione a monte prima del cantiere che normalmente nell'ordine delle 100 volte superiore a quella di una casa in comunale. Un'altra cosa a cui fare attenzione è la distanza di provenienza dei materiali di costruzione. Questo è uno studio di Arup, in cui si vede che se costruisco un edificio in legno, il bilancio è sempre negativo perché, come abbiamo detto, è un materiale vegetale, per cui non è carbonio. Però se qua invece guardo la linea tratteggiata, questo è il caso in cui il legno è un legno che proviene da una foresta non certificata e da una grande distanza dal cantiere. Quindi vediamo che l'impatto di questo tipo di legno è simile a quello del cemento che è qui. Quindi anche qui sempre molta attenzione alla provenienza del materiale. Ecco, adesso viene un conteggio che abbiamo fatto sull'energia incorporata della paglia a confronto con altri materiali. Allora, una balla di paglia, un chilo di paglia, per essere prodotta emette 0,06 kg di CO2 e consuma 0,8 MJ di energia. Ricordiamo che per crescere ha sequestrato 1,25 kg di CO2, perché ovviamente è la sua caratteristica. Al contrario, la lana di roccia, per essere prodotta, consuma 1,3 kg di CO2 e 17 MJ di energia. Questa è una stratigrafia. A sinistra abbiamo una parete in CLT con capote esterno da 16 e interno da 5 in lana di roccia, spessore totale di 33, e un muro in paglia, che come vedete l'altro grande vantaggio è non abbiamo stratigrafia, abbiamo un materiale a 7,1 sia di alluminio. Spessore 36, parità di trasmittanza. Per produrre l'esempio in CLT e lana di roccia, sequestro 8.700 kg di CO2, naturalmente grazie alla presenza massiccia del legno. Se lo faccio in paglia, sequestro 25.000 kg di CO2, quindi rimango tre volte tanto. La differenza invece esponenziale è il consumo di energia, perché vediamo che per produrre la lana di roccia ho dei consumi energetici che vanno dalle stelle 400-33.000. Questi calcoli sono riferiti a 383 metri quadri, che è la superficie di muri che abbiamo nella casa di Castel del Forte. Quindi abbiamo fatto il calcolo analitico di energia incorporata di un edificio reale. Stessa cosa per la copertura, ho doppio sito di legno da un lato, isolante di lana di roccia, dall'altro isolante in paglia. Ovviamente la paglia ha sempre spessore 36 perché è la misura di una balla di paglia, che è lo standard, non può essere meno. Anche qui trasmittanze simili e invece la valutazione ambientale è totalmente diversa, perché se utilizzo la lana di roccia ho emissioni di CO2, se invece utilizzo la paglia ho assolutamente sequestro di CO2 e quindi un bilancio totalmente. Stessa cosa vale per l'energia consumata, che nel caso della lana di roccia è 10 volte tanto. E abbiamo fatto la prova anche con il paragone con la parete di laterizio e il capotto di CS, come potete immaginare qua la differenza è abissale, la parità di trasmittanza, più 90.500 kg di CO2 contro i 25.000 kg di CO2. Questo ovviamente sembra un numero che non ha significato, però è un po' una nuova valutazione a cui ci stiamo abituando. E un altro aspetto interessante è che la
Italia utilizza una struttura in legno a telaio, quindi a parità di superficie, che abbiamo un metro lineare di superficie, vediamo che se utilizzo una parete di CLT avrò 46 metri cubi di legno, se faccio una parete a telaio con la wood empire avrò meno della metà, 2 metri cubi di legno, quindi sia come peso sia come impatto, insomma, chiaramente è un grande vantaggio ridurre la quantità di legno. Ecco, questa è la rappresentazione finale, questo è l'edificio di Castel Belforte che avete visto prima, in giallo abbiamo contato la CO2 incorporata, l'energia incorporata per costruire questo edificio con la paglia, mentre in arancione per costruire lo stesso edificio in mattoni e in attrezzo di PS, ovviamente balza all'occhio che sono bilanci assolutamente non paragonabili. Quindi a parità di risultato, nel senso che la trasmettanza è la stessa, il tipo di costruzione, di composizione non ha assolutamente nessun limite, però l'energia incorporata è ovviamente migliore nel caso della paglia. Ecco, questo è l'edificio di paglia che abbiamo visto prima in questa Belforte, quindi tutte le parti fuori terra sono realizzate con strutture in legno e naturalmente usate in paglia. Quindi i materiali biologici possono essere usati per creare costruzioni che utilizzano meno risorse e possono tornare alla biosfera finita. Progetti che prevedono già il loro possibile smontaggio. Eccoci qua per finire. Questo è un accenno, non so se l'avete già visto, questo è il famoso schema della fondazione MacArthur dell'economia circolare, di cui si sente tanto parlare. L'economia circolare vuol dire che è un modello economico in cui tutti i rifiuti non sono considerati più come rifiuti, ma sono materie prime per altri tipi di produzione. Quindi ho provato a ridisegnare il sistema dell'economia circolare di una casa di paglia, quindi vediamo che la materia prima è questa, è la paglia, è uno scarto dell'industria agricola. Quindi io lavoro già con uno scarto, con un rifiuto, faccio i miei moduli, faccio la casa, a fine ciclo di vita il 90% della mia casa, escluse naturalmente le condizioni, è un rifiuto di tipo vegetale che forse posso valutare con il suo possibile riutilizzo, ma di sicuro è un materiale che se ritrova nell'ambiente non crea alcun danno per il mio mondo. Quindi diciamo è un po' da discutere questo schema, però l'idea di base è che può essere un modello replicabile nell'idea dell'economia circolare. E qua vi lascio una classifica, è uno studio di un olandese che ha valutato diversi metodi oggi disponibili per costruire le pareti. Quindi abbiamo dato la tradizionale parete in blocchi di laterizio, la parete in fibrogesso con struttura di alluminio, la parete a secco con isolanti di fibra di legno o di paglia. E questa è la chiamata la piramide dei materiali da costruzione, in cui appunto viene valutata la quantità di CO2 incorporata a metro quadro. Quindi vediamo che alla base della piramide abbiamo, come logica conseguenza di altri che abbiamo visto prima, abbiamo solo materiali di origine vegetale, quindi abbiamo prima di tutto il legno, siamo in Sicilia Mellare, poi abbiamo la paglia, la fibra di legno. A salire abbiamo materiali che sono sempre più energivori, sempre più dannosi nei confronti dell'ambiente. Questa è la classifica finale, che può essere una specie di guida per la scelta dei materiali da costruzione, quindi abbiamo in alto, in verde, i materiali che assorbono CO2, quindi più positivi, il migliore ovviamente è il legno massiccio, poi abbiamo la paglia, il fibra di legno. A scendere, sullo zero, abbiamo invece tutti i materiali che consumano CO2 per essere prodotti, dai mattoni di terra, laterizio, alle malte, cemento, eccetera, fino naturalmente ai materiali di origine minerale, quindi la di roccia e il metallico vero e proprio, l'acciaio, il legno, anche questi diciamo sono delle bombe dal punto di vista ambientale e ecologico. Quindi abbiamo provato a fare questa prova nel nostro progetto, questa è sempre Castel Belforte.
forte, abbiamo valutato questa costruzione in base a cosa succede a fine ciclo di vita, quindi quali sono le parti che saranno smontabili e quali no. Allora, ovviamente nei componenti non smontabili avremo gli intonaci e naturalmente tutta la fondazione, ma tutta la parte fuori terra in realtà è un tipo di costruzione a secco, per cui sia gli impianti, sia la struttura in linea paio, sia tutte le partizioni in terra e i sottofondi, i pavimenti sono e l'isolamento che c'è contro terra, quindi migliaia di metri cellulare, sono materiali usati a secco che possono essere tranquillamente smontati e qui si può prevedere un po'. Questo ovviamente è un discorso aperto, però è interessante porsi già di fronte a un progetto in questi termini. Ecco, come progettare un edificio a ciclo chiuso? Allora, per ogni elemento decidere se avrà una vita lunga o breve, determinare se utilizzerà materiali tecnici o biologici. Un'indicazione molto utile è quella di evitare di fare mix di materiali in modo da poterli smontare separatamente e progettare perché tutti gli elementi possano essere disassemblati all'interno del ciclo di vita. Infatti questa cosa dello smaltimento, della possibile disassemblabilità degli edifici è un tema che si sta iniziando a vedere, adesso sono circa 10-20 anni per esempio che sono entrati i capotti di polistirene, ora il loro smaltimento diventerà sempre più un problema. Ecco, per chiudere si trovano tantissimi strumenti per progettare che servono per la valutazione economica ambientale, io ne ho messo uno. Si chiama Levels, è proposto sempre dall'Unione Europea. Questo ha tutti i passaggi per valutare in ogni fase gli aspetti economici e ambientali di un progetto. Io ne ho evidenziati alcuni che sono interessanti. Quindi, appunto, un edificio ha un forte potenziale per il riscaldamento globale in tutto il suo ciclo di vita. Quindi, è utile valutare un componente in termini di emissioni di CO2 a metro quadro all'anno. È importante valutare la produzione di rifiuti, quindi ogni materiale avrà una fine di vita, verrà demolito, riutilizzato. Cioè è chiaro che l'immaginario comune ci sono fatti per durare all'interno, però insomma adesso dove stiamo andando, secondo me è lenta perché ci vediamo che luoghi dell'abitare sono sempre più costruzioni temporanee e concetti di molti cambiamenti. Una cosa con cui dobbiamo avere a che fare nella progettazione è sicuramente diversi eventi atmosferici estremi e il rischio di inondazioni, quindi avrà a che fare con l'acqua. E infine la valutazione economica di un progetto è ovviamente quella che si fa normalmente durante la fase di costruzione dell'edificio, con il costo di costruzione, ma sempre più bisognerà valutare i costi nel ciclo di vita, quindi sia le spese per l'energia e per l'acqua, sia per la manutenzione.